Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Continua la contrapposizione che il Signore fa presente ai Suoi discepoli. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Era una legge imperfetta che Gesù porta alla perfezione. Perché, cari fratelli e sorelle, anche il nemico è il mio prossimo. E amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. E Gesù? Perfezione. Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Perché cosa? Perché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Tutti siamo figli di Dio e tutti abbiamo il diritto di amare, di essere amati, il dovere di amare e di essere amati. E Gesù porta un esempio pratico, bello. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e gli ingiusti. Egli è il Padre che è nei cieli. Quindi la sorgente dell'amore è nel Padre. L'amore nella vita del cristiano viene dal Padre. Questa luce che deve avvolgere la nostra persona e deve uscire dalla nostra persona per illuminare gli altri, di quell'amore che il Padre illumina noi. Lo stesso noi dobbiamo illuminare tutti, non solo gli amici, ma anche i nemici e quelli che ci fanno del male. Questo è il vero cristiano. Non possiamo fare sconti. Se noi dovessimo ragionare secondo il sole degli uomini, che è molto fioco, chi sono gli amici? O meglio, chi sono i miei amici? Sono coloro che gratificano il mio egoismo, che assecondano le mie ambizioni, che soddisfano i miei desideri, che adulano la mia posizione intrigante, per arrivare poi ad essere qualcuno che abbia un ruolo importante, significativo. Non è, cari fratelli e sorelle, un'amicizia buona questa. Questa è un'amicizia umana che va verso il materialismo, va verso le tenebre. E a volte si usano gli amici per colpire,
per fare del male, per uccidere. Perché non si uccide solo fisicamente, si uccide con la calunnia moralmente. Si uccide psicologicamente, ci sono delle persone fragili e noi siamo responsabili di questi omicidi. Non possiamo giocare con le fragilità degli altri. Guarda le tue fragilità, portale alla luce, non li tenere nascosti nella notte, perché la notte appartiene a Satana. Bisogna portarla alla luce, perché il Signore possa purificarle, bruciarle nel fuoco del suo amore misericordioso e restituirci nello splendore della sua grazia, della sua santità. Siate santi come io sono santo, dice il Signore. Nella prima lettura ieri abbiamo visto come Acab, non ottenendo la vigna di Nabot, si era ritirato nella sua stanza da letto e si era aggrovigliato nella sua tristezza, nel suo risentimento, nella sua delusione, perché non era riuscito a comprare l'onestà, la verità. E chi è che l'aiuta? La moglie. E abbiamo anche oggi ascoltato le parole del Signore. Hai assassinato e ora usurpi. Perché, cari fratelli e sorelle, quando noi non amiamo, con l'odio uccidiamo e con i fatti usurpiamo la dignità, l'onore, la credibilità. Usurpiamo il buon nome, usurpiamo l'immagine della sua persona individuale e familiare. Mettiamo in difficoltà anche l'onore della famiglia a cui appartiene la persona colpita. Noi queste cose non le pensiamo. Noi pensiamo soltanto che in quel momento dobbiamo tirare la spada e pugnalare alle spalle. E Gesù poi rimarca: amate i nemici, amate quelli che vi perseguitano. E Dio, hai assassinato e ora usurpi. Nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Parole terribili. E noi dobbiamo riflettere, cari fratelli e sorelle. Non fare a nessuno ciò che non vuoi che gli altri facciano a te. È un insegnamento di Gesù. Alle parole così dure, così determinate, Acab si straccia le vesti, indossa un sacco sul suo corpo e digiuna. Si corica con il sacco e cammina a testa bassa. Cioè, non bisogna, cari fratelli e sorelle, pensando che al male si ripara soltanto chiedendo perdono al Signore, nella propria intimità. Non basta. Dobbiamo far vedere che noi siamo veramente pentiti, restituendo la verità, l'onore, la dignità che abbiamo stracciato. Quando Acab si straccia le vesti, vuole mostrare la sua verità nuda, bisognosa di conversione. E allora è un gesto di umiltà profonda. La cenere, il sacco,
camminare per essere visto, non per esibizione, perché lui faceva la sua vita, la penitenza. Altrimenti l'ira del Signore poi, come abbiamo potuto vedere in questa lettura dell'Antico Testamento, sarà terribile. Noi saremo giudicati di quello che noi facciamo, buono o cattivo. E Acab ha ottenuto, diciamo, una dilazione. A lui non succederà nulla, ma succederà durante la vita del figlio. Rimane qui un mistero di riflessione e di meditazione. Dobbiamo aprire la fiducia al Signore, totale. Perché, cari fratelli e sorelle, noi non sappiamo come, dove e quando moriremo. Non lo sappiamo. Ma sappiamo che il Signore ci offre tante occasioni per ritornare ad essere nel sole dell'amore del Signore. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Non sono parole vocali, verbali, ma è una professione di confessione. E non mi pento di pronunciare queste parole, perché da queste parole incomincia la mia conversione, la mia purificazione. È da qui che il Signore parte per farci vedere che possiamo tornare ad essere santi come Lui è santo. Perciò, fratelli e sorelle, non ripieghiamo lo sguardo su quello che noi vorremmo essere umanamente, ma ripieghiamo lo sguardo su di noi per umiliarci e chiedere al Signore che ci abbracci con la sua misericordia per essere Lui la nostra via, la nostra vita e la nostra verità. Perché Lui ci faccia raggiungere la perfezione e perché ci faccia diventare davvero santi. Allora sì che capisco che cosa vuol dire amare i nemici, amare chi mi perseguita, che non è una vendetta umana, ma è un dono d'amore. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Anche l'apostolo Stefano, mentre stava ricevendo i colpi delle pietre, Padre, perdona loro. Anche noi dobbiamo imparare questo, perdonare. Perché il perdonare apre la porta della santità e diventa una preghiera perché chi ci fa del male possa convertirsi e possa riparare con l'amore il male fatto.